adesso in funzione ha usato un bel verbo, che è proprio il percorso che stiamo facendo, non toccare. Noi non dobbiamo dimenticare che nella liturgia e nelle celebrazioni il senso del tatto, il toccare, è importante. È vero, viviamo in un contesto anche dove anche un po' ancora per la pandemia, no? Non ci dobbiamo toccare, igienizzare le mani, ancora oggi lo scarpa è un segno di pace, sappiamo se la mano la possiamo dare o non così, lo scambio di pace si può ridare, quello è fuori discussione. Però pensiamo, no, che se Gesù uscì la salvezza, perché appunto il Salvatore. Quindi già di toccarlo come effettivamente le morisse. Ma pensate, la fede di questo no, se solo ne pensa, no? Riesco a fare questa cosa, toccare il lembo del mantello, sarò guarito. Mi veniva da pensare un'altra cosa, con tutti i rispetti, non è il resto che un destino è ad Assisi, qui c'è il monastero e poi così c'è stata la stanza del piano a Cubis, no? Ed è bello questo, per chi ha questa devozione. Però pensiamo che la celebrazione eucaristica non la fa neanche così. E il mistero che ci viene comunicato, questo mistero grande della comunione con il Signore, allora sia l'eucarista il tempo del mantello. Un'addirittura non solo il tempo del mantello, ma tutto ciò che è lui. Che cosa non ne otterremo? Però neanche l'eucarista si avvicina con la fede. Il discorso è come noi ci avviciniamo, poi sì, andremo, possiamo fare pellegrinaggio, possiamo fare la gita, possiamo vivere un giorno finalmente di riposo un poco o stare con degli amici, sono tanti motivi, capito? Come anche andare a messa, qual è il motivo? È il motivo di fede, è l'incontro con il Signore, è l'incontro di grazia, cambia tutto chiaramente, ci rendiamo conto che cambia tutto. Ciò che mi spinge, ciò che mi muove, l'intenzionalità, fa sì che sia una cosa diversa rispetto a un'altra. E io mi sono mosso per venire, ma per venire qui. Quindi la strada deve essere questa qui per arrivare a casa prima, venendo da adesso. Non è che io dovevo scendere e poi andare verso Giuliano. Dice, beh, comunque sono uscito. D'accordo, ma per andare dove per fare che cosa? Beh, comunque sono andato a messa. Ora fa che cosa? Riscaldare il banco, riscaldare la sedia, a importare quelle persone, a sentire l'omelia, a sentire il coro. O ripeto, a fare esperienza di grazia. E allora capite, questo è importante, allora quel toccare, quella realtà che e non lo dimentichiamo, quando tu tocchi, tu automaticamente sei, anche tu sei toccato. Nel toccare tu sei toccato. Anche se non è nell'intenzione, però è così. Quindi io toccando l'asta del microfono, nello stesso momento l'asta del microfono tocca anche la mia mano. Quindi capite, no? Noi tocchiamo il mistero. Ha fatto riferimento con Ernesto anche a questa realtà del Natale, no? Che la viviamo con più emozione, con più trasporto. Forse perché a Natale c'è di mezzo una nascita, che le nascite quelle che coinvolgono di più, no? Ti fanno stare la gioia. Comunque a Pasqua c'è un morto in mezzo, quindi il morto lo sappiamo, no? Abbiamo questa realtà, perché forse del mistero ne cogliamo sempre un aspetto e non nella sua interezza. Ci dimentichiamo che il mistero pasquale è sì mistero di morte, ma anche di risurrezione. È il crocifisso risorto che noi celebriamo. Quindi se è risorto, capite, è ancora di più come poi dovrebbe esplodere la gioia. Però siamo sentimentali ma anche qui non fateci caso, attorno a Natale c'è molto più movimento attorno a Natale, anche il regale, Pasqua e regale non ce li facciamo, e invece a Natale ci facciamo i regali, sì, perché c'è un'altra realtà anche sotto, che anche qui ne passiamo sotto silenzio. I regali che noi ci scambiamo sono segni di un altro regalo, perché non dimentichiamo che il Padre nel Figlio ci fa dono, ci sta facendo un regalo. Quindi questo è il vero dono, e il fatto che noi ci scambiamo i doni sono dei segni che fanno riferimento a quel dono. E in genere quando noi facciamo un regalo
o lo facciamo tenendo presente la persona, dice ah lui, a lui e a lei forse è dato questa cosa qui che gli può piacere, e quindi diciamo un regalo con un'intenzione ben precisa, e poi se ti prende quella persona chiaramente il regalo fa più grande, lo fa più intenso, no? Lo cambia di una pienezza, di un significato. E voi pensate, no, che Dio in pratica nel figlio ci ha dato tutto, non perché noi meritassimo, ma perché quanto lui ci ama, e perché quanto tu ami non quantifichi, quanto tu ami qualifichi. L'amore è una realtà qualificante. Se ricordate qualche giorno fa il Vangelo ci parlava della pecorella, no? Chi di voi si ha 100 pecore e ne smarisce una, non lascia le 99 nel deserto e ben cerca di quella perduta? Gesù inizia così: che ve ne pare? Io facendolo di dire alle monache, questo ho detto, no, care sorelle, che ce ne pare? Sinceramente, che ce ne pare? Non ci sta bene, è stato schifo, lascerebbe 99 certe per una che poi si è smarrita. Ma scusate, se ne perde una, pazienza, però è del 99. Però il problema è quello, il rapporto è 99-1. Siccome noi ragioniamo con i numeri, le statistiche, quanti fedeli fa la tua parrocchia, non si dice quante anime alla tua parrocchia, quanti fedeli, no? E poi quanti vengono a messa, se lo capite, no? Dice no, la mia chiesa si riempie, tutto fatto, la sala è riempita, d'accordo, ma e tutto il resto? Per quanto le nostre parrocchie, chiese possono riempirsi, e di più comunque sta fuori. Però comunque noi se c'è la garanzia, beh, ci stanno questi, e vabbè, allora io poi mi illudo di lavorare su questi e quindi c'è questo. E amano. E invece lì il discorso è questo qui, no, che Gesù fa, va in cerca di quella realtà. Perché se tu ne perdi una, domani ne perdi un'altra. E ne diventa un 98. Diciamo, sono 98. E sono 96, e sono 96, alla fine non la vedo più. Invece, se te ne sta a cuore una sola, ti sta a cuore pure il 99. Allora, capite, la realtà è veramente come grande, come ci supera. Allora, questa è la realtà, questo è l'amore. L'amore è fare questo, l'amore non fa fare niente. E questo percorso che abbiamo iniziato di questo mondo, perché abbiamo detto, noi lo diciamo e lo dobbiamo sempre dire, i sacramenti, la realtà sacramentale è un mondo. È un mondo davanti al quale noi in genere lo facciamo con l'adorazione eucaristica, facciamo l'adorazione, ci studiamo, anche con la messa forse non riusciamo a cogliere in certi momenti la realtà del mistero grande della messa, infatti lo si chiama mistero della fede. E noi quella acclamazione di fede, no, dovremmo dirla proprio con stupore, annunciamola da morte, e non con la solita battuta, se ci dà via e noi annunciamola da morte, tanto è vero che dovrebbe essere anche cantata. Però immaginate, no, vivere la realtà del mistero quando vediamo ministrare un battesimo. Ma quello lo vedrete, vedremo poi i sacramenti, no, tutti quanti singolarmente. Ma quello che avviene nel battesimo, perché quella realtà originaria di un peccato, no? Che nell'umanità di questa realtà così è quel bambino nelle mani di quella vasca battesimale diventa figlio di Dio. Ma capite che occhio ci vuole? Questi nostri occhi che hanno bisogno di purificarsi. Andando a fare il pellegrinaggio che farete, come anche quando si va in un posto nuovo, no? Fateci caso, siamo sempre portati ad aprire bene gli occhi dove andiamo, perché cerchiamo di cogliere ciò che ci sei dopo. Poi il problema, sapete, quando nasce, quando poi ti abitui, e quando ti abitui ti non fai più caso alle cose. Le dai inizio a dare per scontate. Invece se tu una cosa non la devi ascoltare, ma cerchi di rapportarti con quella cosa come se fosse nuova in loro. O meglio, possiamo anche dire diversamente, dovrebbero essere nuovi i nostri occhi
non la cosa, ma i nostri occhi dovrebbero essere nuovi per rapportarsi a quella cosa che da sempre è quella lì e che forse io non riesco a coglierla nella sua pienezza. Iniziamo da noi stessi, perché voi vedete, noi e la nostra pienezza, noi non ci siamo ancora cotti tutti quanti completamente. Noi siccome siamo portatori di questo grande mistero, no? Della presenza di Dio dentro di noi, io mi auguro che nessuno di voi sia arrivato già a cogliere il mistero della sua vita. Perché se così fosse, tace. Non siamo più niente da scoprire. E invece il fatto di ogni giorno, no? Come se fosse una riconquista. E quindi rivederci ognuno che rivede se stesso con questi occhi illuminati dalla grazia, dall'amore del Signore. Ma capite come è avvenuto? E tu mi metti che se io domani mi sveglio e mi vedo brutto, automaticamente sarò nervoso, sarò agitato. Non mi andrà bene niente, ma non perché per la sfortuna che, per non avere senso che non mi farò andare bene niente, solo perché mi sono visto tutto. Perché vedendomi brutto, chiaramente io perciperò che anche gli altri mi vedranno così. Invece se io mi vedo bello, chiaramente perciperò che anche gli altri mi vedranno così, perché come io mi vedo, mi vedranno anche gli altri. E se io mi vedo graziato, quindi di grazia, l'Immacolata che non ci ricordate, questo non ci ricordate, la seconda lettura di San Paolo, questo ci ricordate. Allora, se mi vedo graziato, è una realtà che diventa tutta una realtà di grazia. Non abbiamo forse bisogno di questo? Che ci venga detto che le strade sono sporche, che lo sappiamo. Che ci venga detto che ci sono problemi e difficoltà, e anche questo lo sappiamo. Ma poi lo diciamo anche noi. Sì, ma una parola diversa, chi la devi dire? Chi ce la devi dire una parola diversa? Allora capiamo bene come veramente effettivamente partecipare a una celebrazione è una grandissima responsabilità. Noi partecipiamo a quel genere alle nostre celebrazioni, ma le celebrazioni ci impegnano anche socialmente. Non solo spiritualmente o cristianamente o ecclesialmente. La celebrazione ci impegna socialmente. La celebrazione è una realtà sociale che ha il suo livello, no? Proprio nel contesto nel quale noi viviamo, partendo proprio da quella della nostra famiglia. Ricordate, se il mese scorso parlavamo della professione di fede, facciamo un esempio della professione. Il medico, che è professione per medico, è medico anche quando sta a casa. E se succede qualcosa o qualcuno di fronte a signora manda a chiamare, che non è come dice, no, io poi alle 8 ho finito, adesso non sono più medico. E lui è medico che mi mancano solo in 4. E noi siamo distanti in 4 sono in 4. Non è che dice, no, finita la messa, ma non sono più cristiano. Finita la messa, adesso sono casandinese, sono alessano. No, è più su quello solo. E se il fatto del tocco, no? Di toccare le molestie, toccare il becco del mantello, Salvo De Magno diceva che se siamo salvati dall'umanità di Cristo, l'umanità di Cristo che ha dato la salvezza, quell'umanità è passata nei sacramenti. Quindi i sacramenti sono il segno dell'umanità di Cristo. Quindi se l'umanità di Cristo ha dato salvezza, l'umanità di Cristo che è passata nei sacramenti dà salvezza. Quindi ecco perché i sacramenti sono la via della salvezza. Sono la via attraverso la quale il Signore ci raggiunge con la sua salvezza. Ci raggiunge Lui con la sua salvezza, però da parte mia, come le moralissa, c'è da parte mia che desidero accogliere questa realtà. Perché se fosse solo da parte sua sarebbe una magia. E noi qualche volta pensiamo che i sacramenti sono cose magiche, no? Quante volte parlano della benedizione.
Peggio ancora quando finisce la messa. Aperisce la messa, padre, prende la benedizione. E fino a cosa abbiamo fatto? Cioè, la messa che cosa è stata? Oppure, padre, le cose non vanno tanto bene, venite a dare l'inizionanza. Cioè, le cose non ti vanno bene, devo dare una benedizione alla casa. Perché a casa le cose così, come se allora benedicendo la casa, sapete, no, una volta c'erano quelli che andavano con l'incenso, quelli di malocchi. C'è bisogno, parliamo di conversione. Di conversione. Ma allora capite, perciò no, è una battuta, ma praticamente una battuta. Sto vicino al beato, noi abbiamo Cristo, e se ho lui non ho più bisogno di lui. Il beato, il santo, ha la sua funzione perché mi aiuta a vivere di Cristo. Allora effettivamente quando leggo lì la mia autostrada del cielo, e allora lì mi lascio provocare. L'Eucaristia che diventa la mia autostrada. Però attenzione, perché era la sua autostrada, non è che anche la nostra autostrada, è la sua. Perché ognuno ha la sua strada. Allora, l'esempio dei santi e dei beati, no, per cercare di capire qual è poi la mia strada, il mio modo per poter poi incontrare la realtà del Signore. Uno dei drammi che noi oggi assistiamo, penso che sia quello di che noi non riusciamo più a comunicare tra di noi. Vedete che le guerre, se ci fate caso, pensiamo però anche a quelle piccole, quelle che viviamo tutti in casa nostra. Sapete perché nascono? Perché noi non siamo più a parlare tra di noi. Non ne parliamo più. Succede una cosa, o me la tengo dentro, oppure cerco di dirtela quella cosa, o dall'altro lato non vengo ascoltato, oppure dall'altro lato no, la persona mi sottolinea a quello che mi deve dire, quindi non sente quello che io sto dicendo. Quindi in pratica viviamo una sorta di incomunicabilità, non riusciamo a comunicare. Quindi credo che il problema più grande oggi sia un problema di linguaggio. Il telefonino pure ci ha dominato. Termina anche quello, certamente che ci hanno dominato, ci sono tanti motivi, potremmo penalizzare. Però quello che voglio dire è quando una persona dice qualcosa, quella cosa non mi è chiara, io dovrei dire, avere la capacità di dire, senti, questa cosa non l'ho capita, me la potresti spiegare diversamente? Invece qualche volta abbiamo un poco di errore. Perché dico questo? Perché questo. Sta incomprensione può succedere anche tra noi e il Signore. Penso che tutti quanti abbiamo fatto esperienza, no? Di non capire quello che il Signore mi vuole dire. E fateci caso, noi in genere diciamo che non capiamo il Signore quando quello che ci viene chiesto non coincide con quello che volevamo dire. Allora io volevo una cosa, vedo all'orizzonte che se ne prospetta un'altra, Signore, me non ti capisco. Allora, sarebbe interessante che noi, prima di vedere che cosa io vorrei, che cosa il Signore vuole proporre. Perché il Signore, se noi leggiamo con attenzione i Vangeli, per fermarci ai Vangeli, anche dall'Antico Testamento, non ha mai illuso nessuno, non ha mai preso in giro qualcuno. E soprattutto non ha mai promesso una cosa che poi non abbia mantenuto. Quello che il Signore ha promesso, e per questo ha mandato suo figlio, è quello di riconciliare l'umanità dispersa, riconciliarla a sé e rendere partecipe l'umanità della sua stessa vita. Ricordate, noi dicevamo quel numero molto bello di Deuteronomio, il numero 2, dicevamo così, l'abbiamo visto tante volte veramente. Piacque a Dio rivelare se stesso.
e per il mezzo di Gesù Cristo dello Spirito Santo a mettere gli uomini alla comunione con sé. Questa, dice Luther, è la volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio è che gli uomini siano messi alla comunione con lui. Quindi Dio ci rende partecipe della sua vita. Rendendoci partecipe della sua vita, ci ammette alla comunione con sé. Questa è la volontà di Dio. Se questa è la volontà di Dio, capite bene che non posso dire, beh, ci fate tante preghiere e il Signore poi quella cosa che vi ho chiesto non me la dà. Perché immaginate, no, Dio che si incarna, manda suo figlio sulla terra per farmi togliere il mal di testa. Dio che manda suo figlio sulla terra affinché mio figlio possa prendere quel posto da lui. Dio che manda suo figlio sulla terra affinché poi c'è quell'operazione che bisogna fare e speriamo che quell'operazione poi si risolva. Dio manda sulla terra perché mio figlio diventa laurea e speriamo che possa laurearsi quanto prima e tutto vada bene. E così ragioniamo. Noi in confessione lo scontiamo, un padre ci fa tante preghiere, ma dove Dio non esiste. Peggio ancora, no? Perché questo fosse successo proprio a me? Ci sarebbe bello fare un'altra domanda. Perché non deve succedere a te e succedere a quella mamma? Perché noi, nella nostra mentalità, nella nostra convinzione, questa qui no, che per noi c'è stata facile una corsia preferenziale. La raccomandazione. Veniamo alla chiesa, veniamo a messa, vi sopportiamo, è benissimo, non vuoi che in strada per preferenziali tanto è là. Ma forse non dovrebbe essere, però non vogliamo va bene una sala piena. Dovrei va bene una sala piena piena. Guardate l'inizio, tra stare a casa con marito o con la moglie, questa è un'altra evidenza. Quindi noi facciamo una provocazione al Signore quando il Signore preghiamo per tizi e calci, finché tu lo faccia stare bene. No, noi penso che mercanteggiamo così. Non dovremmo... No, il Signore ci ha anche invitato a chiedere. Però tanto è vero che anche lui ha chiesto, no, però poi c'è quella famosissima espressione, ma si è fatto la volontà. Allora, capite bene che se io ho la consapevolezza della realtà finale che Dio vuole comunicarmi la sua vita e quindi rendermi partecipi da quello così, tutto quello che mi accade, io lo vivrò diversamente se quello è il fine. Il problema è che non è chiaro il fine. Quindi se è il fine che non mi è chiaro che diventa un dramma quella realtà. Se Gesù Cristo vive la dimensione della croce, perché è il fine davanti a sé qual è? Che non sarà abbandonato dal Padre. Quindi se non sarà abbandonato dal Padre, la croce, ecco, io vengo. C'è questa situazione così disperata. Se ho quella realtà che tu sei con me e mi rendi partecipe della tua vita, allora questa realtà, la vita. Ma se ho questa consapevolezza, capite? Se non c'è quella consapevolezza, guardate, posso stare bene quando voglio. Ma mancherà sempre qualcosa. E se ricordiamo, c'è un altro episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato qualche giorno fa, dove dice quel paralitico che viene portato davanti a Gesù. E quando Gesù lo vede, ricordate, è una cosa che dice: ti sono rimessi i tanti. Quindi vuol dire che c'è una realtà grande che il Signore viene, Dio interviene, non lo mette in piedi. È un cuore che va guarito. I nostri cuori devono essere guariti. Il miracolo più grande, se volete, è proprio questo, no? La consapevolezza di saperci amati. Questo è il miracolo più grande. E invece anche qui noi lo diamo per scontato un miracolo, deve sentirci amati. Sapete perché? A parte che sentirsi amati è molto difficile. È più facile amare che non lasciarsi amare. Perché nell'amare noi siamo noi protagonisti.
nel lasciarmi amare io divento parte passiva e soprattutto siccome so di non sempre meritarlo, allora quanto è molto possibile? Ci vuole umiltà, guarda. Ci vuole umiltà, certamente. Faccio una confidenza. Se io una cosa da ricordarmi nei confronti di mia mamma è che non mi sono lasciato amare come lei mi voleva amare. Sento, penso qualche volta così quando veniva vicino, stava nello studio così, allora sapete, stavo un po' così, e mamma lo sento io così. Questo sembra un rimpianto. E lo conosco come un limite, capite? Non sono stato in grado di lasciarmi amare come lei mi voleva amare. Come deve essere la carezza, passava la mano così. E poi che sono cresciuto, le vite, le cose da fare. Però vediamo a Dio. No? A Dio. Se non da Dio, effettivamente ci lasciamo amare. Perché capite? Ricordate il fariseo che va nel tempo, il Signore, pago le leggi, digiuno due volte a settimana. Faccio capire come è facile che noi presentiamo i nostri meriti, perché se presenti il mio merito, non ti mi devi amare, perché io ho fatto questo e quello, me l'hai chiesto e l'ho fatto. E guardate il figlio prodigo, ti servo da tanti anni, il figlio maggiore, scusate, non mi hai mai dato un capretto per far festa. Quindi che cosa sperimentava il figlio? Non di essere figlio, ma di essere servo. Perché stava a servizio del padre. E poi dice, ma figlio, quello che mi è tuo, sei sempre un figlio. Ma lui questo non ha percepito. Però ha percepito una cosa, che ha faticato per il padre. Ti servo da tanti anni. E noi, nei confronti di Dio, questa dinamica la possiamo vivere. Anche qui, molte volte, capita in confessione che qualcuno venga a parlarci di indignità. Anche dopo che si è confessato, no, ma io sono indigno. Sì, ma chi è che è indigno? Ma come diciamo per avere la comunità? Non sono, ma di quindi sarò salvato perché io sono bravo, perché lui dice una parola e non perché io sono bravo. E la parola di salvezza dice lui non la dico io, e lui quella parola che dice lo voglio, si salva. I sacramenti non accediamo ai sacramenti perché facciamo il corso, facciamo il catechismo, superiamo l'esame e possiamo fare i sacramenti. Accediamo ai sacramenti perché sono un dono, perché il Signore dice lo vuole. Il sacramento, prima di esprimere la mia volontà, dice la volontà di Dio verso di me, è il dono grande di Dio verso l'umanità. Però, dicevo Don Ernesto all'inizio, che era un bambino fragile, capite? Non è un bambino adulto, forte, è fragile. Cioè, Dio si presenta a noi la fragilità. I sacramenti sono realtà umana. Il vino, il pane, l'olio, sono realtà umane. Perché la realtà divina, l'abbiamo detto se vi ricordate quando parlavamo dell'Eucaristia, non è una realtà che si impone nella sua divinità. Per svariati motivi, il primo proprio, perché se Dio si imponesse a noi, oddio, se Dio si manifestasse a noi la sua divinità, sarebbe un'imposizione. Perché se in questo momento, no, ci fosse il sole splendente, noi lo potremmo guardare, noi lo potremmo guardare, dovremmo mettere degli occhiali, dei filtri, e anche se mettiamo le lenti scure, comunque non riusciamo a guardare perché il sole è troppo forte. Quindi inevitabilmente dobbiamo abbassare lo sguardo.
Dio si offre a noi non nella sua evidenza. Dio si offre a noi contrariamente a quanto noi possiamo pensare e immaginare. Ecco perché c'è la difficoltà. Perché per quella realtà, l'ultima volta umana, creaturale, non riusciamo ad accoglierla. Sapete perché? Perché fondamentalmente noi non riusciamo ad accogliere quella realtà che siamo noi stessi. E ancora più il discorso è quello dell'accettazione di noi stessi. E capite bene, se io non accetto me stesso, non accetto neanche me stesso. Perché se accetto me stesso, accetto proprio i limiti e mi conoscerò anche Don Ernesto, perché i limiti di Don Ernesto io subito li pongo, il mio ha più difficoltà di conoscere. Ma quando io riconoscerò i miei, automaticamente quelli di Don Ernesto saranno così pochi, per cui sarà diverso. E chiaramente così anche davanti alla realtà sacramentale. Allora capite, ma scusate, voi. Il sacerdote dice questo è il corpo di Cristo e poi ci presenta il pezzo di pane. Ma veramente è così semplice sta cosa? Non a caso, no, prima catechismo ci insegnavano sapere e pensare a chi si va a ricevere. Ma neanche questo che facciamo. Chi ci sta nell'osso 16 al domenica? C'è Gesù. Che significa che c'è Gesù nell'osso? Questo non diciamo a noi, però non ai bambini, ma che significa per noi che c'è Gesù nell'osso? Che è lo stesso che si è incarnato nel seno della Madonna ed è lo stesso che camminava lì in Palestina. Lo stesso, non è che è uno diverso. Allora diciamo il problema del linguaggio, capite? Il linguaggio è questo, che il linguaggio rituale è il rito, è un linguaggio diverso dal linguaggio nostro. E se io non entro in quel linguaggio lì, come ho detto prima, cioè, non ci capiamo. Allora, là sopra il sacerdote si fa i fatti suoi, la bella cerimonia, la bella celebrazione, e noi qua i fatti nostri. Quindi lo faccio a comunione per l'emozione, per realtà, per la felicina, per la novena, per altre cose, chiedo quello che devo chiedere e me ne vado, ci vediamo la settimana prossima, se le cose vanno bene, se vanno bene ci vanno 15 giorni, quando uomo passa il momento. Devo entrare in questo linguaggio rituale. Capiamo anche a un certo punto perché il sacerdote ha un abito diverso. Usa realtà diverse. Il calice non è il bicchiere, la casula non è il pantalone o la giacca. Perché entri veramente in un'altra realtà, entri in un'altra comunicazione. E bisogna predisporsi a queste cose, perché guardate, noi per vivere altre azioni rituali, tra poco noi diremo a Don Antonio, canteremo tanti auguri a te davanti alla torta. Ma è necessario quello, scusate, non basta dire tanti auguri Antonio, basta. Perché se abbiamo il bisogno di fare la torta con le candeline e cantare tanti auguri? Perché? Non farci l'affetto. Non solo per mostrare l'affetto, perché possiamo con Antonio l'abbraccio e mostrare l'affetto. Ti abbraccio di stima. Ma per stare insieme, no? Per condividere questo dovere. Anche questo, sì, facciamo di più, perché in quel gesto lì della torta celebriamo una cosa più grande, la vita. Ma perché non vive? Sì, ma abbiamo bisogno di un'azione che sia rito, che a cui prendo una torta, spegnere le candele e cantare, che non glielo faremo domani. Quindi capite, dobbiamo fare attenzione. La celebrazione eucaristica è nella stessa dinamica, è un'azione rituale che interrompe le nostre occupazioni quotidiane e ordinarie
e in quella realtà della nostra vita immette che cosa? Ciò che è grande origine. Ecco perché nessuno di voi ha l'autorità di intervenire, perché nessuno di noi può cambiare il rito della tortura. Ne possiamo fare altri e gli danno altre cose, ma quel rito lì ha qualcosa di preciso da dirci della tortura, come la celebrazione eucaristica ha qualcosa di preciso da dirci nel rito. Se farò un'altra cosa, starò dicendo altro, non sono facendo la celebrazione eucaristica. Allora il linguaggio è importante, che ci capiamo, e capirsi non significa solo che il sacerdote è stato bravo a fare l'omelia, perché non è solo lì che sta comunicando, non è solo lì che mi sta dicendo l'elemento della salvezza e il comunicarsi di Dio. La comunicazione del sacerdote la farà in tutto il resto della celebrazione. Capite bene, no? Che se il sacerdote sta seduto qui e lì c'è l'ambone dove si va a proclamare e si va a leggere, e mentre chi va a leggere, il sacerdote sta qui e casomai parla col ministrante che tiene a fianco mentre il lettore sta lì, secondo voi che state lì e guardate il sacerdote che sta parlando mentre l'altro legge, che sta comunicando a voi? No, non mi interessa. Non mi interessa quello che sta leggendo lì, però quello la dice parola di Dio e io dico qua, dico, non mi interessa. E capite? Non si crea che cosa? La comunicazione tra voi e la parola, tra lui e la parola, tra lui, voi e la parola. Purtroppo questo succede spesso. I limiti, già stiamo dicendo che non facciamo attenzione al fatto di comunicare. Perché è importante la comunicazione? Non semplicemente perché devo farvi capire quello che sto dicendo. La comunicazione è importante perché la comunicazione crea comunione. Se non c'è comunicazione, non c'è comunione. E ripeto, non perché dico, perché anche io, stando qui, senza dire niente, ma con lo sguardo, guardo lì, se voi guardate me, vedete che io sto guardando dove? Lì. E quindi automaticamente il vostro sguardo dove andrà? Andrà lì. E quindi sto comunicando, anche se non ho detto niente. E abbiamo fatto comunione, stiamo facendo. E mai capitato in mezzo alla strada, no? Camminare, vedete qualcuno che sta guardando in cielo, automaticamente che facciamo? Lui? Diciamo, ma che sta guardando? Capite? Che sta guardando? Quindi guardo pure io quello che sta guardando lui. E stessa cosa, una celebrazione. E in questo momento stiamo facendo comunione? Sì. Stiamo facendo comunione, sì, 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 è comunione quella che stiamo vivendo. La comunione è quando effettivamente ci sentiamo coinvolti. Però attenzione a una cosa pure, che perché il dramma della comunione, sapete qual è? Il formalismo. Il formalismo, fare una cosa, un gesto in realtà, senza caricarla di significato. Allora posso anche stare qui, posso anche con lo sguardo guardare, però capite, faccio così, ma con la mente sto un po' bene da parte. Sto qui però senza affetti, torte di una donna della nuova generazione. Però sto qui, solo questa sera. Stasera, l'orario così allora da 5 minuti, allora va bene, così E poi capite, però sapete che cosa? Che casomai mentre tu stai pensando questo, fai pure un sorriso, no? E questo sorriso coincide con la parte bella che viene detta e se ne poi, mamma mia, che ho capito, mamma, allora chi parla questo? Hai visto allora di lato mi ha capito quello che io volevo dire. Capito? E beh, ma è anche qua, c'è cioè, un poco di illusione, no? Quindi effettivamente quando loro hanno deciso di fare questo percorso, non è semplicemente per dire che poi ancora abbiamo visto niente, no? Queste cose in battesimo, non l'abbiamo visto. Effettivamente proprio questo fa tempo. È proprio questo discorso, no? Di capire insieme quello che facciamo. Perché il discorso è quello, no? Io posso intendere una cosa e tu ne intendi un'altra. Allora venga a chiedere il battesimo, ma che cosa viene a chiedere immediatamente a battesimo? Niente, no, perché siccome tutta la famiglia che ha fatto battesimo, pure io voglio chiedere. E noi diamo il battesimo. Oppure, come dicevo prima, che cosa vuole intendere il Signore quando ha istituito i sacramenti? E quindi capite, no? Se quella frase è verba di San Giovanni Magno, che ciò che è dell'umanità di Cristo, quello effettivamente io entro in comunione con l'umanità di Cristo. E attenzione però, non ci illudiamo,
perché noi siamo bravi umani, no, a crearci delle giustificazioni. L'umanità di Cristo, e penso a Gesù Cristo, è l'umanità di Cristo, è l'umanità di Cristo, la realtà sofferente che mi sta intorno. L'umanità di Cristo è di chi mi sta a fianco, quella è l'umanità di Cristo, perché come significherebbe che Cristo qui c'è e Cristo lì non c'è. Quindi chiaramente scelgo io, no, perché io non scelgo niente, non scelgo perché vengo scelto ad essere segno suo. Scusate se forse già lo penso, mi avevo già detto, ma lo ripeto, quel film bellissimo, noi arriviamo alle 4, ma non so se ve lo ci penso, quando quello dice così, faccio quello che farete io. Capite che frase presuntuosa questa, ma non è presunzione, ce lo faccio, quello che farete io. Quindi, allora, una volta da bambini c'è un giorno che ti dicono, tu poi chiediti che cosa farebbe Gesù a posto tuo? Da bambini, o chissà quando cresciamo le cose di Dio, o ce le vogliamo noi. Allora, ve lo chiedo, per quante situazioni, Dio, che cosa farei? Perché io voglio, vorrei che quella cosa la facesse Dio. Signore, ma perché non intervieni? E se poi faccio un poco di silenzio, il Signore sempre che mi dice, ti ho messo, stai tu lì. Sei tu lì. Gesù, quando lui ha fatto quello che ha fatto, e tu quello che ha fatto quello che avrebbe fatto il padre, perché non c'è lui, io faccio quello che devo fare dal padre mio, lo dice lui, Giovanni, siamo Giovanni capitolo 5, quindi il suo agire è quello che viene agire del padre, quindi se noi possiamo dire che Dio ama, perché Gesù ama, perché siccome Gesù e dall'eternità nel seno del Padre, Gesù lo sa che il Padre ama e come ama. Quindi quando lui ha amato come ama il Padre. E allora ci chiediamo, ma Gesù ha amato in modo divino o ha amato in modo umano? Gesù ha amato in modo umano, amando in modo umano, ha messo tutto se stesso ed ecco che l'amore diventa divino. E noi? E noi siamo questi. Niente di più niente di meno. Vorrei essere un poco presuntuoso, non vorrei essere frainteso. Noi non siamo né di più né di meno di quello che ha fatto Gesù. Sapete perché? Perché anche qui una parola che ha detto lui, Gesù ha detto a un certo punto nel Vangelo, voi, ai suoi discepoli, farete cose più grandi di me. Non ha detto farete le cose come le ho fatte io, più grandi di me. Ma qui mi sembra arrivato ancora, perché forse cioè, è più facile non arrivarci, perché fare cose più grandi di lui ci impegnerebbero molto di più, ma nell'ottica sempre dell'amore. E siccome umanamente parlando chi ama perde sempre, no? Così si dice. E siccome non vogliamo perdere, non amiamo, non amando perdiamo due volte, perché è vero che l'amore ti espropria di tutto, ma è l'unico modo affinché tu possa essere Dio, non più del tuo io, ma di Dio. Il problema dell'amore è il problema è quello che fate, perché se non parliamo di amore totale allora ci viene più facile. Ma se parliamo di globalità dell'amore all'umanità, ai simili, allora siamo in difficoltà, perché noi diciamo, ma uno sì e uno no, non ci scegliamo. Ma l'amore se è vero non può essere parziale. Infatti. Perciò è difficile, sì. E sappiamo anche che purtroppo i concetti, i concetti universali, no? Così dice la filosofia, non esistono. L'universalità, l'umanità, non esiste. Non esiste l'umanità, esiste l'uomo. Cioè, ci sei tu. Noi tutti quanti insieme fondiamo l'umanità, ma perché parte da un concreto. Non è che parte, noi partiamo dalla strada, noi partiamo dal concreto, non dalla strada. La Chiesa, e qual è la Chiesa? È la Chiesa universale. Non esiste la Chiesa, esiste una Chiesa particolare, che sarebbe quelli che sanno, cioè la comunità che si raduna. Questa comunità è quella che allora fa la Chiesa universale. Ma devo partire dalla persona concreta. Quindi io amo tutto il mondo, che dice così non ha nessuno. Iniziamo a fare il disagio.
allora sì, amerai il mondo, perché amando quella persona, in quella persona c'è tutto il mondo, in quella persona, con la sua ricchezza e la sua povertà, con i suoi limiti, i suoi difetti e i suoi pregi. Allora, perché mangi i cinque sacramenti? Ma proprio per avere questa realtà grande di, se volete, se nel sacramento ciò che agisce alla potenza dello Spirito è per permettere allo Spirito di agire dentro di me. Proprio perché il Signore non si impone, ma si propone, alla proposta io dico il mio sì. E non dimentichiamo che Maria diventa paradigma, perché ricordate che abbiamo ascoltato, no? Quando lei dice davanti a questo annuncio che viene fatto, com'è possibile? Perché effettivamente, anche noi lo diciamo, no? Perché effettivamente io, quando non riesco, non vado d'accordo, quindi non so che il Signore mi chiede questa cosa, non so che non riesco, non vado d'accordo, quindi com'è possibile se con Don Ernesto non vado d'accordo poter amare l'altra realtà? Ecco la grazia, come dice l'angelo, lo Spirito scenderà sui piedi e la sua ombra ti coprirà. Allora capire, inizio a dire, ah, lo Spirito che agisce con me, è proprio. A noi molto ci manca questo proprio, perché non riesco, appunto, quel non riesco poi diventa non voglio, che non è più non ho la capacità o dei limiti o così delle cose, non voglio tutto e basta, e mi giro dall'altra parte. E non succede questo nelle nostre chiese. Non ci giriamo dall'altra parte quando vedi entrare quella persona o allo scambio della pace faccia così. Ah no, non ci disse, scusa. Però poi andiamo a fare la comunione, facciamo il segno della croce, ci prendiamo il petto, tutte queste cose. E allora ritorniamo al discorso di prima, il linguaggio liturgico, il linguaggio rituale, il rito nel quale dobbiamo entrare. Perché si entra dentro. E quando io entro dentro qui, vengo qui, e io in un certo modo devo anche adattarmi in realtà alla quale entro. E Gesù, ricordate, nel Vangelo dice devi entrare attraverso la porta stretta, e noi pensiamo, la porta stretta sono i sacrifici, cosa, croce che devo fare. No, pensate già alla porta stretta, no? Perché è stretta, più ti devi incurvare, ti fa lui, è più facile per lui, per me è più difficile per me. Però capite? Invece se voglio entrare così, a volta così, che faccio? Vado come un bisonte e salgo da lì a volta, perché poi questo voglio anche. Scusate, ma allora, tu vuoi che devo venire qui a casa qui? Allarga la porta, se voglio bene. Tu vedi, non bene. Vabbè, devi andare tu in allungare la porta. A lui di una volta. Vedete questo. Però capite come poi anche in un certo modo il corpo che fa dei gesti, no? È la realtà interiore chiamata a fare lo stesso gesto. Anche qui, no? Quindi corpo e spirito che insieme agiscono. Perché quando c'erano quelle caratteristiche, no? Quelle sono tipiche proprio della Quaresima, la preghiera, il digiuno, la penitenza. Io penso che è una cosa spirituale, no, oppure il fatto che se faccio il digiuno, no, quella realtà alla quale poi corrisponde, no, quel desiderio, quindi riesco a privarmi di una cosa, quindi la realtà anche poi questa qua, quella la lasciamo appunto alla Quaresima. Adesso avviene questo mistero grande che celebreremo tra qualche giorno, lo chiamava Don Ernesto prima, lo voglio anche richiamare, mi permettete, c'è un'espressione bellissima proprio per dire del linguaggio, che per capire Giovanni ci ricorda così, l'ascolteremo il giorno di Natale, il verbo, la parola si fa carne. Ma voi immaginate, no? La parola, Dio che parla, come parla Dio? Nel libro di adesso abbiamo un'espressione, quando il popolo arriva ai piedi della Santa Montagna, Mosè sale sul monte per avere il dono della legge e il popolo sta giù. Dice il testo che quando Mosè sta sopra il popolo assiste e vede che ci sono lampi, tuoni, fuoco, e il popolo è spaventato. Quando Mosè scende, dice il popolo a Mosè: Mosè, il Signore non parli più a noi, parli a te, che se muore muori tu, non noi. Per dire che cosa? Che la parola di Dio è una parola forte.
è una parola indicibile, inascoltabile. Se Dio parlasse, no? Ci parlasse col suo linguaggio, io penso che il testo, i Salmi lo dicono, le verbi della sua poetica, sobbalzo i monti, il Giordano torna indietro, partoriscono le cerbe, così dice il Salmo, alla voce di Dio, tremò la terra e il mare. E se questo è Dio che parla, capite bene, no? Come non spaventarci? Allora Dio che fa? Per non spaventarci, assume il linguaggio umano. Anzi, se volete, assume il vagito di un bambino. È un bambino che fa bla 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 bla, non ti spaventa. Quindi il nostro Dio viene a noi non per spaventarci, ma per essere a posto. E quindi se la parola viene in mezzo a noi, che cosa c'è in Cristo? Grande silenzio. Il libro della Sapienza dice così: quando la notte era a metà del suo posto e un grande silenzio avvolgeva la terra, la tua parola, onnipotente per grazia, venne in mezzo a noi. Voi capite bene che se parlo io e parlate pure voi, c'è solo confusione, non si capisce niente, né io capisco voi né voi capite. Purtroppo il Signore quando parla ci sono tantissime altre voci e quindi non riusciamo a sentire la sua voce. Ecco perché per noi questi giorni dovrebbero essere caratterizzati dal giorno di silenzio e di ascolto, e silenzio e ascolto va creato e va costruito. Il lavoro che vi posso fare per poter ascoltare e accogliere la parola che continua da sempre a incarnarsi, e in quel giorno ricorderemo l'evento stupendo della sua nascita, l'auguro che posso fare a voi, che facciamo a noi, ci facciamo insieme, è proprio di poter ascoltare prima di parlare. In genere davanti ai bambini, cioè, stai zitto, faccio parlare io, quando il bambino non intendo parlare, no? Dovevano raccontare di quelle cose, noi a un certo punto poi da grandi ci facciamo valere, perché poi noi siamo quelli che tengono tante cose da fare fino ai bambini. Impariamo invece ad ascoltare più bambini, cioè impariamo ad ascoltare le situazioni che ci stanno intorno, partendo però da questa realtà grande, appunto, del silenzio. E chissà che fosse qualcosa di diverso, non riusciamo a sperimentarlo, a sentirlo anche nel nostro cuore e nella nostra vita.